News da mybestlife.com. Le rughe, indicatori di fragilità ossea. Un nuovo studio ha trovato un rapporto tra le rughe sul viso durante i primi anni della menopausa e la densità delle ossa. Più rughe, ossa meno dense e quindi più a rischio di rottura. I risultati sono stati presentati al The Endocrine Society 93esimo meeting annuale a Boston. Spiega Lubna Pal, che è un endocrinologo riproduttivo associato, professore alla Yale School of Medicine. Nelle donne in menopausa, l'aspetto della pelle può rappresentare un indicatore dello stato dello scheletro. Secondo Lubna Pal, lo studio dimostra solo un'associazione tra la densità ossea e le rughe sul viso, ma può avere rilevanza. Continua la ricercatrice, questa informazione può permettere di identificare donne in postmenopausa a rischio di fratture a colpo d'occhio senza dipendere da costosi test. Lo studio è derivato dal più grande studio Kronos Early Estrogen Prevention Study o KEEPS, finanziato dalla Aurora Foundation e dal Kronos Longevity Research Institute in Phoenix. Il piccolo studio ha considerato 114 donne di età tra i secondi 40 e i primi 50 anni, che avevano avuto le ultime mestruazioni nel corso dei 3 anni precedenti e che non si erano sottoposte a terapia ormonale sostitutiva. Erano escluse quelle che si erano invece sottoposte a qualsiasi tipo di intervento o procedura estetica. Alle donne è stato attribuito un punteggio in base al numero ed alla profondità delle rughe sul viso e sul collo. La fermezza della pelle è stata misurata sulla fronte e sulla guancia con un durometro. Alle partecipanti è stata poi misurata la densità delle ossa con una DEXA, raggi X, e con un'ecografia. I ricercatori hanno trovato una significativa relazione inversa tra le rughe e la densità ossea. Ad un maggior numero di rughe corrispondevano a minore densità ossea in tutto lo scheletro, indipendentemente dall'età, dalla composizione del corpo e da altri fattori noti per influenzare la densità ossea. E ancora, una pelle del collo e delle guance più ferma era associata a una maggiore densità ossea. La spiegazione di questa correlazione è nel fatto che sia la pelle che le ossa utilizzano per la propria struttura collagene. Per saperne di più, www.mybestlife.com.